Bella a tutti, che benvenuti, io sono Matty Mars, siamo qui a Tarmol Vegeti Zone. Allora, abbiamo il DCL, abbiamo fatto un video su Tarmoil, grazie allo sviluppatore che ce l'ha regalato molto gentilmente, e oggi facciamo il DCL Vegeti Zone. Grazie, voglio ringraziare una persona che me l'ha regalato, a Mirko, Gameplay Channel Ita. E vi metterò anche il link del suo canale in descrizione, perché anche lui fa Tarmoil da, credo sia già alla terza stagione, quindi è anche bravo. Poi insomma andatelo a vedere, anche perché comunque oltre che a trattare diversi giochi è anche una brava persona, quindi merita indifferentemente da tutto. Allora, andiamo comunque a giocare a questo DCL interessantissimo, che poi l'avevo già d'occhiato, mi piaceva anche, ma l'avevo preso in contropiede. Allora, nuova campagna Vegeti Zone. Ciao, la mia famiglia è venuta in America per trovare l'oro, ma non è riuscita a trovarne. Quindi le preso un in quel posto, or che qualcuno ha scoperto l'oro nero, ho intenzione di avere successo in questa impresa. Ok, poi Joshua. E là, questo tizio non ci ha pensato due volte quando ha sentito di questa nuova area piena di petrolio. Non era l'ora di stare quella roba appiccicaticcia da terra. Sei un grande esperto. Poi abbiamo Isabelle. Sono due, perché una Isabelle, lei e la sorella, che sono due gemelle attaccate insieme, quindi le chiamo Isabelle. Ehi, guadagnavo da vivere facendo il pistolero negli spettacoli di rodeo. Tutte pistole con cannoni molto grandi. È molto più facile fare soldi con il petrolio, ma è sempre utile poter contare sulle vecchie abilità. Quindi, troione, poche parole. La vecchia. Ariceo, ti piace il mio nuovo cappello? Costa una fortuna. L'industria petrolifera mi ha dato grandi soddisfazioni. Ho deciso di tornare in affari per mostrare alla concorrenza come si fa. Potrei anche usare il petrolio per la mia dentiera, ma il sapore non è molto buono. Va bene, ok? Allora, io voglio vendere la vecchia, che gallina vecchia fa buon brodo. No, arriva il treno, perché nel DCL abbiamo il treno. Ciuffi ciuffo, questo si è drogato. È così bello rivederti, ho pensato di portare con me qualche viso familiare. Ti potrebbe aiutare a iniziare a trivellare, in men che non ti dica. Ah, ok. Praticamente sono quelli dell'altra volta, del Tarmoil normale, senza DCL. Abbiamo l'inventore, Fred, il pecoraro. E il viscero, questo era il viscero nell'unico gameplay di Tarmoil che ho fatto, questo era il viscero. Ti ho aperto un conto in banca, il denaro è tuo, spendilo come vuoi, ma non sprecarlo tutto in un sol colpo. E il viscero, e la madonna, oh calma! Questi si è guariti, eh? Ah, posso qualche fare qualcosa? Allora, qui abbiamo dimensione mandria 2, contatore 5000, non grazie, dimensioni 15000, pecoraro, dove va il pecoraro? Invece compro la mia roba, non te ne pentirai, profondità, velocità, talpa e scan, profondità penso dei rettomanti, li chiameremo rettomanti, sarebbe raptomanti, però rettomanti suona, secondo me suona meglio. Profondità le prenderei tutte e due subito. La talpa, vediamo se ci avanza soldi per la talpa. Poi larghezza dello tubo, questo è il pecoraro. Ramificazione, perforazione, dimensione di questi qua, sì, degli container. Ramificazione 2 serve. E perforazione, questo. Ora le perforatrici sono più resistenti alla pressione, ci saranno meno fuoriuscite. Anche questo è utile. Perforazione utile, che si perfora la roccia o si perfora. Allora, la perforatrice la prendo. La ramificazione per 3.
25, dimensione 3, 15 di già. Mi rovino. Poi prendiamo dimensione mandria, al momento no. Scanner, la talpa. Ah, 15, abbiamo 57. Al gas me lo dai ora? Le talpe cercano il gas accanto alle sue celle che scoprono. Perché non so leggere l'italiano? 42.000, gli altri sono rimasti con 22, 27 e 52. Quindi potrei fare, no, lo scanner mi costa troppo. Non lo so, lasciamo così. No, non lo volevo comprare. Vabbè, non ho visto neanche cosa ho comprato. Andiamo a scavare. Vai, però almeno abbiamo lo scanner e il Sirius A3. Subito due cavallotti che poi mi discordo. Dai, rettamante, su. Ammazza queste lenti. Che siete gemelli che avete fischiato all'unisono? E speriamo che mi bastano soldi per fare. Ma io mi faccio una domanda, no? E a volte mi do una risposta da solo, ma se io finisco i soldi e non riesco a fare. Non riesco a raggiungere il pozzo. Come forse accadrà adesso in questo momento. È finita. Dov'è? Maledetto infamone. E che cazzo faccio? Continuare postazioni, interrompi. La banca, non posso chiedere soldi alla banca. Ah, eccolo. Allora. Sì, mi servirebbe. Vai. Che siamo partiti bene e poi abbiamo perso anche una smadornata di tempo. E la roccia, ma vaffanculo. Ma allora ce l'hai con me, maledetto. Dov'è? Ma guarda dov'è. Dai, già, qui siamo già andati rovinati. Dai. Qui. Forse questo non ha capito che doveva trovare il petrolio, non le rocce. Anzi, qua 93. Dai. Poi guarda con tutto sto casino, un fondo alla mappa e poi mi ha trovato quello sputo lì. Poi ci gioco tranquillo, ho messo già fervorato io. Guarda che gioco tranquillo. Vai 1 a 12. 1.12, vai. Allora facciamo così. Bruttissimo. Facciamo così. Sarebbe meglio andare a vedere dov'è, George. Ancora. Infame maledetto. Ma guarda te che rigiro in brutto e schifoso mi va a fare questo. 1.17, sì, dai, capito che è lì. No, ma oh, ma perché mi hai preso? Ma mi pigli per i fondelli veramente. Dai, a questo punto faccio la perforatrice per principio. Dai, su. Dai con queste 7.50, dai. Pompa gli addominali, andiamo. Su. Vai. Oh, accidenta a te. Vai, butta. Questo è venuta una schifezza. Sto livello. Ma una schifezza proprio. Ora io qui mi vado a prendere il gas. E vabbè, più o meno è la solita musica. Forse risparmio un pochino di più così.
poi chiudiamo. E poi qui faremo, quando è finito, faremo... Ma questo è piccolino, mannaggia. Eh no, però se io mo scendo di qui è chiuso. Qui si spende 3,38. 2,85, facciamo così. Che tristezza. Te dove l'hai visto? Tutto qui, eh. Tira tutto qui. Andiamo anche di qua. Allora, sto livello è venuto un casino, guardate. No, poi quando le cose cominciano ad andare storte, dopo va storto tutto perché perdi la cognizione di causa ed effetto, che non so cosa sia, ma sta accadendo. E quindi tradotto, quando va a merda nosa va a merda tutto, capito? Era per farla un pochino più. Ok, andiamo, perché questa mi sembra un po' grossina. Che palle, però, ragazzi, muovetevi un cincinino, eh. Dai, c'emo. Siamo già a maggio. E muovete con questa affaretta. Vendete tutto. Vendete anche l'anima. Dai, due topi. Almeno nemmeno un paio di topi. Questo ho trovato di qua. Vabbè, è abbastanza scontato di. In fondo, non lo sapevo. Stiamo vendendo una cifra ridicola, ma siamo sempre tutto in fondo. Perché tutto in... Qui c'è un altro gas. Questo è enorme. Quindi se qui c'è un altro gas si potrebbe fare. Eh no, devo fare per forza due strade. Questa la famo dritta così. A 69. Poi se guardo qui a prendere, mamma mia, se guardo qui a fare la tubatura a prendere il petrolio, non posso guardare i prezzi delle fabbriche, no. Allora qua bisogna studiarla, però ho fatto una cazzata, perché adesso se non ci avendo punti, diciamo, di snodo, non potendomi agganciare, io se faccio così, ma questa va dritto per dritto qua, invece devo fare una cosa che poi dopo la chiudevo. Allora la prenderò di qua e qui faremo una linea unica per 98. Vai, allora vendete in 4 e poi 92, vabbè, ma anche benino, vendete in 4 e il resto accatastate. L'addomante, anzi rettomante, sta controllando e non trova già più niente, siamo fregati un po'. Io voglio vedere, io ho la curiosità, a me la curiosità. Guarda che sputo! Se questa la collego qua e poi mi collego qui, perché adesso io qua in una linea retta unica mi dovrei collegare tipo così e così. Quindi io così spenderei 500 e così spenderei 1000, no, sugli 800, così spenderei 500. Basta vendere, ragazzi, così spenderei 500 più o meno, e qua spendo 1,5 milioni. Vabbè, però sfrutterei, dopo non posso sfruttare questo. Ah, boh, sai che c'è, tieni. Però non la posso chiudere. Ma perché faccio se... Caccia mia. Bloccati.
Fermo! Che cazzo sta facendo? Ti devi fermare! Merda! Io devo chiudere qua adesso. Devo chiudere. Che casino che è venuto. Ma che casino ho fatto. Gioca fa così adesso. Che casino. Che poi cercavo di cancellarla e invece ne ho fatto. Ma che casino. Però anche questo non sta. Ma che casino! Non si è mai visto un gameplay di Tavmai così brutto. Questi ora hanno pure finito. Vendere, che sto nel 44 è pure buono. Ragazzi, non si è mai visto un gameplay di Tamar così brutto, ragazzi. Vi lo dico e non lo nego. Un'è 40, è buono, eh. Ora qui lo posso fare o devo chiudere, dopo devo chiudere anche questa. Basta. Muovetevi però, per la miseria. Secondo me un altro stesso ce la fanno, ma andiamo avanti, ottobre già, eh. Posso rinciccionire tu? Se no non ce la fanno. Dai. Novembre. Aspetto l'ultimo mese. Allora, qui prepariamoci al disastro finale. Ma perché vi fermate? Allora, apriamo. Ma no, tutto! Fermo! Che casino! Non tutto! Vendete, che sennò non ce la facciamo! Su! Altri cavalli, dai! Vendere! Abbiamo lasciato anche il personaggio! Che casino! C'è rimasto il petrolio! Il gas, il petrolio, i tubi! Ma che non ci credo. Mamma mia, che gameplay brutto. Va bene ragazzi, ben si sta ascolta, sta buona che già c'è un sacco di problemi, fammi anche giocare a dadi che così siamo arrivati. Va bene ragazzi, comunque vi saluto. È stato un disastro. Un disastro di quelli che penso che se voi andate a vedere tutti i gameplay di qualsiasi youtuber, casino come ho fatto io, non l'ha mai fatto nessuno. Però, vabbè, che vi devo dire? E questo è un gioco ideologicamente semplice e tranquillo. E io riesco a fare un casino del genere. Secondo me sarebbero cose da studiare, perché non sono normali. Oh, ragazzi, va bene, dai, io vi ringrazio, ci vediamo per la prossima volta, spero vi piaccia, e se vi piace portalo avanti, magari farò anche una serie. Ringrazio ancora Mirko, Gameplay Channel, vi lascio il link in descrizione del suo canale, e ci vediamo alla prossima volta, ciao, ciao.